You can't take it back, no. I've got so much left to say, I'll take the words and walk away. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Avevo detto che per un po' di tempo l'avrei fatto, solo che dato che questa settimana mi sto impegnando, lo posso fare. Allora, questo è il secondo video delle ragazze alle 6, il secondo video in tutto YouTube, il primo l'ho fatto io. Allora, ho notato che rivedendo il primo non si sentiva bene l'audio, alcune cose magari non le sapevo bene, erano solo ipotesi. Sono andato a vedere su internet e mi stanno scritto su un foglio, se non mi ricordo niente, tutto quello che è stato smentito, che è stato affermato, oppure nuove ipotesi, dal mio vecchio video e cercando su internet. Quindi io direi di iniziare con, ovviamente, dell'era glaciale 1, qui. Dell'era glaciale 1 ci sono gli umani. Dato che nei successivi 2, 3, 4, 5 non ci sono stati, molti hanno pensato che ci sarebbe stato un ritorno nel 6. Cercando in vari siti ho riscontrato un no del 94% e un sì del 6%, quindi non ci saranno, anche perché, cioè, se nel 5 ci sono stati addirittura i dinosauri, non penso nel 6 ci sono gli umani, ci deve essere almeno un film che non ci sono dinosauri, o cose preistoriche, sì. Poi della creazione 2, gli animali preistorici, è presente quei coccodrilli, salamandra che uscivano dal ghiaccio, vabbè. Torneranno questi animali? Un no del 38% e un sì del 62%. Potrebbero tornare perché, dato che c'è nell'era glaciale 5, c'è Buck che fa vedere su questa tela, no, su questa tela, su questa sorta di statua, che c'erano degli animali simili a dei triops prima dei dinosauri, che sono stati sterminati da una meteora. E magari, che ne so, come ho detto nello scorso video, una meteora potrebbe, che ne so, aver aperto un varco verso l'interno della Terra molto più sotto rispetto a dove erano i dinosauri. Era una mia ipotesi, l'ho riscontrata anche in altri siti. Quindi c'è un sì del 62% con vari siti. Nell'era glaciale 2, nell'era glaciale 3 c'è stata la comparsa dei dinosauri. Quindi ci saranno i dinosauri, i figli adottivi di Sid, della madre? C'è stato un no del 51%, un sì del 49%, quasi metà, quindi ancora non si sa bene. Però se ci sarà l'avventura verso il centro della Terra, tra virgolette, sicuramente penso ci saranno anche i dinosauri. Un'altra cosa, la fidanzata di Scrat tornerà, la scoiattolina? La scoiattolina? C'è un no del 41% e un sì del 59%. Perciò, c'è 10% più favorevole al sì, quindi dovremmo vedere. Più avanti porterò nuove notizie. Vi dico, arriviamo a 250 iscritti per avere il terzo episodio delle ragazze alle 6. Così non ci sarà 6%, 50%, 90%, ma ci sarà o sì o no, ve lo prometto. Però dobbiamo arrivare a 250 iscritti, se non 300, ok? Perché ho visto che il primo video, non si sentiva bene l'audio così, però ha raggiunto quasi 1000 visualizzazioni, quindi 1000 persone hanno visto quel video. Io sto ancora a 170, dobbiamo arrivare minimo a 250. Dai, me lo promettete? Per favore, fatelo per me. Allora, poi continuiamo. Dell'era glaciale 4, continente alla deriva. Diego e Shira si incontrano con la nave dei pirati. Avranno dei cuccioli? Avranno dei cuccioli, questo è importante. C'è un no del 2% e un sì del 98%. Quindi, quindi sicuramente avranno dei cuccioli. Poi, ci sarà il ritorno dei pirati? C'è un no del 51% e un sì del 49%. Metà, potrebbero tornare come non potrebbero tornare i pirati. Poi, torneranno i genitori di Sid? C'è un no del 78%, quindi penso proprio di no. C'è stata una comparsa giusto per aggiungere la nonna al gruppo, che sta così veloce. Arrivano, scaricano la nonna e se ne vanno. Punto. Poi, Luis tornerà? Perché ho notato che nell'era glaciale 6 questo Luis quasi non c'era proprio. Quindi tornerà? C'è un no del 26% e un sì del 74%. Quindi forse tornerà, si aggiungerà al gruppo. Ecco, arriviamo all'era glaciale 5.
Ci sarà un figlio tra Pesca e il fidanzato Julian? C'è un no del 93%, quindi assolutamente no, e un sì del 7%, non so chi l'abbia pensato. Poi, Brooke si aggiungerà al gruppo. Come ben sappiamo, Brooke era la fidanzata di Sid, che grazie a quell'amuleto poteva rimanere giovane. Allora, c'è un no del 79%, un sì del 21%, quindi ancora non si sa se tornerà, perché sappiamo che loro, anche se hanno quell'amuleto, quella roccia, devono comunque stare vicino a quella meteora per restare giovani. Poi, Buck si aggiungerà al gruppo, perché abbiamo visto che nell'era glaciale 3 era stato con i nostri amici e poi era tornato nel sottoterra, e invece nell'era glaciale 5 è uscito fuori ed è rimasto nel gruppo fino alla fine. Quindi c'è una grande possibilità che lui resti nel gruppo. Infatti c'è un... Dov'è? Non lo trovo più. Eccolo. Un no del 79% e un sì del 20... Cazzo. Ho sbagliato, niente. Allora, c'è un no del 21% e un sì del 79%, perché quel 21% del no è dedicato ai dinosauri volanti che facevano razzie, Buck rappresentava la giustizia, quindi non si sa, ma si dovrebbe aggiungere. I dinosauri volanti si aggiungeranno al gruppo? Molti hanno detto quello più giovane si aggiungerà, invece no. 98% no, 2% sì, quindi non si aggiungerà per niente. Il coniglietto tornerà, il coniglietto è il fidanzato della nonna? 99% no, 1% sì. Quindi non tornerà assolutamente, perché ovviamente anche lui per essere giovane ha bisogno della moneta. Poi, ah, ma io niente, mi sono confuso. Brooke e Buck il nome era, allora, Buck c'è, sì, l'ho detto, c'è il 21% no, il 79% sì, c'è Brooke, come ho già detto, non si aggiungerà proprio. Adesso non trovo la percentuale. Vabbè, giriamo. Allora, ci sarà il ritorno di Dodo? No, cioè non si sa bene, perché io ho pensato, e non solo io ho pensato, ma ho visto anche altri siti, altre persone, che dato che si va piano piano sempre più allo scongelamento, ha iniziato dall'era glaciale 1 all'era glaciale 5, si sono conosciuti i nostri amici, poi lo scongelamento, continente della deriva, il meteorite, ora penso che magari, non so, emigreranno da una parte. Io ho pensato a una sorta di paesaggio, tipo paesaggio, come posso dire, non proprio dell'era glaciale, tipo, ho pensato, ho visto che dicevano dell'isola di Pasqua, di una qualche zona, che ne so, una qualche zona dei mari caldi. Vabbè, vedremo, perché i dodo più o meno sono... Non di tipo terra, non sono Pokémon. Però diciamo, non sono proprio del ghiaccio. Quindi c'è un no del 50%, un sì del 50%. Non si sa bene. Crash ed Eddie troveranno delle fidanzate? C'è un no del 42% e un sì del 58%. Quasi 60% sì. Quindi potrei pensare di sì. Ci sarà una nuova avventura nei mari caldi? Come ho già detto, c'è un no del 60% e un sì del 40%. Devo approfondire questa parte, perché se arriveremo a 250%, vi porterò tutte le novità di dove andranno, cosa faranno, tutto. Mi impegnerò come un pazzo, vaffanculo la scuola se arrivo a 250 iscritti. Allora, poi, ci sarà un ritorno di massa delle tartarughe? Come ben sappiamo, nell'era glaciale 5 c'erano degli animali che non abbiamo più trovato, come i dodo e le tartarughe. Questo delle tartarughe, del ritorno di massa, c'è un no del 58%, un sì del 42%. Quasi 50-50, non si sa bene. Poi, ci sarà un'avventura nello spazio invece? Un no del 70%, un sì del 30%. Soltanto poche persone, il 30%, boh, 2-3 persone così, hanno pensato che entreranno in un UFO e andranno tipo su Marte, non lo so, cose del genere. Penso di no anch'io. Avventura al centro della Terra, c'è un no del 47% e un sì del 53%. Più della metà dei siti che ho visto dicono che andranno al centro, non al centro della Terra, il nucleo. Più
andanno nel sottoterra dei dinosauri praticamente. Poi, questa nuova avventura sarà, come posso dire, sarà scaturita da una catastrofe. C'è un no del 10%, un sì del 90%, quindi sicuramente Scrat combinerà un qualche guaio, succederà un casino. Qua, come detto, l'isola di Pasqua, 50% 50%, potrebbero, che ne so, magari un iceberg si stacca, arrivano all'isola di Pasqua, perché in molti siti hanno fatto vedere delle immagini dei nostri amici che stavano in un'isola dove c'erano dei monumenti tipo quelli dell'isola di Pasqua, solo che c'erano i copyright e non potevo prendere le immagini, però ve lo posso dire. Buck troverà una fidanzata, il nostro furetto Buck troverà l'amore. C'è un no del 37%, va bene, pensate, un sì del 63%. Quindi questa potrebbe essere una stagione degli amori proprio. Crash e Eddie trovano, che ne so, due fidanzate, Buck trova una furetta, quindi non so cosa potremmo pensare. Potrebbe essere la Grecia alle 6, la scoperta dell'amore, una cosa del genere, ma penso proprio di no. Cioè, questi nuovi amori saranno nel film, però il titolo sicuramente non sarà questo. Io ho pure fatto un disegno pensando all'ispirazione. Fa schifo, lo so, non c'è bisogno che me lo dite, ma a me piace. Sono contento di averlo fatto. Quindi, ragazzi, ricordatevi, arriviamo a 250 iscritti per un terzo video riguardo le ragazze alle 6. Non porterò la percentuale, ma vi dirò direttamente se sì o no, o se ci sono nuove ipotesi. Però dobbiamo arrivare a 250 iscritti, se non 300. Se arriviamo a 300, mi impegnerò ancora di più, vi dirò molte cose in più, tipo il 50% in più, ve lo dirò sicuramente. Quindi, se arriviamo a 300 iscritti, dirò il 150% di quello che trovo, giuro. Però ci dobbiamo arrivare, eh. Quindi, beh, spero questo video vi sia piaciuto. Mettete tanti like, voglio vedere tanti like. Commentate il video ogni cosa che pensate, che ci sia, che non ci sia. Io vi risponderò, sarò molto contento di rispondervi. E ci vediamo al prossimo video. You can't take it back, no.